Buonasera a tutti, nuovo appuntamento con Mondo Futuro su Pontinio, il format settimanale qui da Telegolfo, di cui si parla di calcio a 5 di tutto il Basso Lazio, dalla Serie B fino alla Serie D femminile. Bene, torniamo in studio, parliamo di Serie B. Tra l'altro, la settimana prossima la Serie B avrà ancora un altro turno di riposo, ma comunque affrontiamo questa giornata che si è giocata. Il Fondi Calcio a 5 è stato battuto in casa dalla formazione dello Sporting Lodigiani, era previsto sicuramente che potesse perdere. 4-1 il finale, una marcatura da parte del Fondi ad opera di Fantin, un ragazzo del settore giovanile. Sicuramente, insomma, una bella soddisfazione per questo ragazzo che è segnato contro una quotata contro la quotata formazione romana. Gli altri risultati: Torgianese perde in casa per 6-0 contro l'Elmas, Satiese contro Fuzza Isola 5-4, sconfitta in casa, e ancora Carli Sport batte Nursia per 5-4, Acquedotto Futsal Ossi 7-3, Foligno Prato Rinaldo 2-3. Quindi sicuramente un campionato avvincente. Si conferma al vertice Prato Rinaldo con 31 punti, a un punto c'è Innova Carli Sport, via via le altre formazioni. La Fondi Calcio a 5 è penultimo con 3 punti e ha guadagnato sicuramente la salvezza, visto che la Real Torgianese è stata comunque declassata a 0 punti. Sarà l'unica retrocessa di questo girone, quindi forse non è neanche positiva questa cosa per questo campionato, che non ci sono stimoli, però è meglio avere la garanzia di un salvezza, così il Fondi Calcio a 5 potrà programmare il futuro. Il prossimo turno, come ho detto poc'anzi, ci sarà una pausa sabato prossimo e si ripartirà il prossimo 15 febbraio fuori casa contro il Futsal Isola. Chiaro che comunque il campionato sta proseguendo, la pausa c'è, quindi noi nel frattempo abbiamo contattato Antonio De Bonis, direttore sportivo del Fondi Calcio a 5. A lui abbiamo fatto qualche domanda sia sulla partita contro lo Sporting Lodigiani, sia abbiamo parlato di mercato, giustamente del prossimo turno che aspetterà la Fondi Calcio a 5, le prospettive per la prossima stagione. Ascoltiamo Antonio De Bonis. Siamo di nuovo a commentare purtroppo per noi una sconfitta che, come sabato scorso contro Prato Rinaldo, non tanto meritata, perché comunque abbiamo giocato per lunghi tratti alla pari con una squadra di valore quale l'Aldigiani, solo che poi come ogni volta ci penalizzano i momenti della partita, momenti che sono dovuti purtroppo all'inesperienza che paghiamo ogni sabato. Non ci possiamo lamentare perché comunque diciamo da parte nostra il gioco si vede, comunque giochiamo partite quasi alla pari con squadre, come hai detto già in precedenza, di blasone, però ci dobbiamo accontentare per il momento. Verranno, speriamo, delle vittorie più avanti. Una domanda la devo fare, ma non avete pensato in queste settimane, dopo la partenza del precedente acquisto, di rinforzare questa squadra con un elemento che possa servire a far girare la squadra in un certo modo? Diciamo, ci abbiamo anche pensato, però abbiamo rimandato il discorso al prossimo anno, visto e considerato che comunque diciamo ad oggi siamo salvi, quindi fare oggi un innesto, ossia comunque andare a toccare un po' quello che è l'economia della nostra società, non valeva la pena, visto e considerato che comunque i giochi sono già tutti fatti, quindi abbiamo preferito rimandare tutto al prossimo anno. Ho capito. Dopo la Lodigiani c'è ancora una pausa e poi ci sarà una trasferta contro il Futsal Isola, quindi ancora una pausa che servirà per prepararti quest'altra partita in terra sarda, no? Sì, altra bella squadra, tutta l'isola, comunque diciamo che sta anche lei nelle prime posizioni, comunque cerca di giocarsi le carte per i playoff, una trasferta molto insidiosa. Però, come si è visto nel Prato Rinaldo, noi sia in casa che fuori casa, oramai non ci fa paura più né il nome della squadra né i giocatori che hanno a disposizione,
quantomeno il posto in classifica che occupano. Noi andiamo lì per fare la nostra partita e cercare comunque di tirare fuori un risultato positivo. Di nuovo in studio per parlare di C1, girone unico, in questo caso la formazione della Ginnastic Studio Fondi è stata battuta per 6-3 in casa del Lido Ostia. Era comunque prevista anche in questo caso la sconfitta. Partita una squadra, quella del appunto Lido Ostia, scusate, che comunque è in zona alta classifica rispetto alla Ginnastica, che è un po' più giù, ma chiaramente i punti sono 6-7 di distanza, e quindi la partita è stata sicuramente positiva da parte del Ginnastic Studio Fondi, ma chiaramente la sconfitta lascia un po' l'amaro in bocca. Bisogna comunque continuare, cercare di fare sempre meglio. La classifica vede il Circolo Tennis Euro a 43 punti, Olympus Calcio 5 a 39 insieme al Lazio Calcetto, poi c'è Mira fine 35, Ardenza Ciampino Calcio 5 a 33, Lido Ostia 32 insieme a Capitolina, Futsal Palestina 29, poi c'è Ginnastic Studio Fondi che è a 25 punti, sotto Casal Torraccio, Civitavecchia e il nuovo Atletico Fiorentino e Atletico Civitavecchia. L'ultima in classifica qui è l'Easy Med Porsche Tivoli con 6 punti. Per il prossimo turno abbiamo Ginnastic Studio Fondi che giocherà in casa contro un'altra quotata, e l'Ardenza Ciampino con quarta forza del campionato, quindi sicuramente una partita non facilissima. Anche in questo caso abbiamo un'intervista a due giocatori del Ginnastic Studio Fondi che erano presenti al big match di Serie D al Palasport di Fondi, Bisecco e Guastaferro, amici molto intimi di molti giocatori che erano in campo, quindi erano presenti per vedere questa partita, e noi ne abbiamo approfittato, li abbiamo ascoltati, sentiti, per parlare appunto del campionato del Ginnastic Studio Fondi. A voi l'intervista a Bisecco e Guastaferro. Ma insomma, al di là del risultato abbiamo fatto una buona partita. Fuori casa le partite in questa categoria sono impegnative. Raccogliamo il fatto che abbiamo fatto un buon gioco e speriamo nelle prossime di poterci migliorare e fare il risultato. L'obiettivo è quello della salvezza e per ora diciamo che siamo salvi. Speriamo di mantenere questa posizione. La partenza di Treglia, non perché sono, cioè, l'ho avuto a Scauri, però diciamo contribuito al fatto. Diciamo c'è stato un calo psicologico almeno all'inizio. Ora piano piano ci stiamo assestando, perché ovviamente siamo sempre consapevoli della nostra forza, anche se il mercato, diciamo, di gennaio ci ha un po' indebolito, però noi sappiamo che in casa possiamo dire la nostra. Ovviamente la salvezza ce la giocheremo in casa. Serie C2, girone C, in questo caso parliamo delle due minturnese e del Terracina. Giornata positiva solo per il Minturno, che batte per 10-2 il Connect Calcio 5, una squadra sicuramente di categoria superiore, quella del Minturno, che dimostra sempre ogni sabato di essere forte, e quindi dovrà arrivare al big match con Real Castelfontana per dimostrare chi delle due dovrà vincere il campionato. Città di Ventuno invece viene sconfitto proprio da Real Castelfontana 10-3, quindi niente da fare. Mancava anche Zotta, l'attaccante appunto della squadra minturnese, squalificato, quindi niente da fare, ci si è provato, ma è chiaro che comunque con una rosa ristretta è complicato poter fare bottino pieno, ma risultati contro una formazione molto quotata come il Castelfontana. Ci sarà occasione per le prossime gare. Terracina, perde in casa con il Ciampino 3-5, ma anche qui l'inesperienza la fa da padrone. Si era arrivati quasi a pochi minuti al termine con un risultato di parità, e poi qualche errore di troppo ha portato all'esperienza del Ciampino a portare a casa un risultato pieno. Quindi niente da fare per le nostre formazioni, quindi ripeto, solo il Minturno ha portato il suo risultato pieno. Adesso la classifica vede Real Castelfontana 45 scusate, e Minturno 44, seguito Ciampino 35, poi c'è Città di Minturno 22, Terracina 20 insieme a Tetecoanzi Rovino. L'ultima in classifica qui è il Pontina Futsal con
9 punti. Sarebbe il caso per entrambe le formazioni del Città di Mintun e Terracina cercare di fare il risultato pieno la prossima in casa e almeno a distanziare un po' la zona che si sta avvicinando, la zona pericolosa. Per il prossimo turno, 22esima, 18esima giornata, anche in questo caso, l'avevo anche dimenticato. Scusate, c'è una pausa di 15 giorni, si ritornerà in campo il prossimo 22 febbraio, 18esima giornata, ci sarà appunto il Mentuno fuori casa contro CCP 1987, la Città di Mentuno in casa contro il Terracina e ancora basta per le squadre che ci interessano sono queste, essendoci appunto il derby fra Città di Mentuno e Terracina. Bene, spazio alla Serie C femminile, anche in questo caso c'è stata una sconfitta casalinga da parte della Visfondi dopo che sabato scorso doveva giocare fuori casa contro il Casal Torracci, rinviata al prossimo 4, ai prossimi giorni. Mi sembra che in questi giorni si giocherà il recupero appunto con questa squadra. Intanto sabato scorso è stata battuta in casa dalla Briciola per 3-2, quindi sgarbo che è stato restituito appunto alla Visfondi, ma chiaramente alla data fu una partita spettacolare fra la Visfondi e la Briciola, finì 7-6 con gol proprio all'ultimo secondo da parte delle Fondana. Quindi niente da fare, c'è questa fase che comunque non riesce la Visfondi a continuare a fare punteggio. Chiaro che anche le pause forzate di partite che vengono rinviate, fanno anche questo, creano problemi alla formazione di Ciro Iori, ma comunque sicuramente le prossime settimane si proverà appunto a fare i risultati. Altri risultati importanti, c'è la Footballer che vince 8-4 contro il Casal Torraccia e Roma Calcio Femminile 4-0 contro il Montefiascone. Andiamo alla classifica, Football Club Roma 46 punti, Virtus Ciampino che è passata seconda 41, SC Coppa d'Oro 38 e arriviamo alla Visfondi che si trova a 18 punti, ha ancora 4 squadre sotto, quindi deve lottare sicuramente per salire un pochino la classifica dopo questa fase a quanto pare di appannamento più della squadra a livello di risultati che non vengono, ma non tanto la squadra comunque mi sembra di ricordare che sembra di capire che fa comunque un buon gioco e chiaramente è anche l'inesperienza che la fa da padrone. Andiamo al prossimo turno, si giocherà appunto sabato prossimo fuori casa contro l'SC Coppa d'Oro, è altra partita difficile contro una formazione che è appunto in alta classifica, terza in classifica, quindi sicuramente una partita complicata. Fase di chiusura del programma, partiamo con la serie D maschile, sicuramente insomma un campionato che sta regalando grande soddisfazione perlomeno per il girone che più ci interessa. Partiamo dal girone A dove abbiamo appunto le due terracinesi che si stanno in questa giornata, hanno vinto il loro match 3-1 Real Terracina contro Real Latina Calcio a 5, mentre la Virtus Terracina ha battuto l'Aprilia, la PR 2000 Aprilia per 2-1, quindi classifica che vede Real Potegora 38 punti, a seguire Real Terracina 31 e Virtus Terracina appunto a 14 punti. Il prossimo turno, vediamo un po', ancora una volta in casa la Virtus Terracina contro l'Accademia Sport, mentre la Terracina fuori casa contro il Real Pategora. Ma ricordo anche in questo caso che si torna in campo il prossimo 22 di febbraio, quindi 15 giorni di pausa anche per questi campionati provinciali. Per il girone A, ricordo che abbiamo due interviste ai due tecnici appunto del big match fra Visfondi e Atletico Gaeta. Abbiamo appunto Visfondi e Atletico Gaeta che è terminata per 1-1, Tremensuori perde in casa per 5-2 ad opera dell'Atletico Sperlonga. Lo Sporting Terracina ha battuto pesantemente dallo Spigno per 4-1 e infine gol all'ultimo minuto per Palavagnoli, Formia 105, quindi 6-5 sul risultato finale. Sicuramente insomma un match molto tirato. Olympus Sporting Club Old Ranch 1-1 e ancora Atletico Marano ha vinto su Fondi 2-5, ma questo risultato
conta poco, e poi DLF Formia batte il Ventotene per 6-3. La classifica vede la capolista Bis Fondi con 38 punti e poi segue l'Oldenzaal a 32 insieme all'Atletico Gaeta. Via via tutte le altre squadre. Chiude la classifica l'Associazione Sportiva Ventotene con 0 punti. Prossimo turno, come prima, anche in questo caso si va alla pausa per poi tornare in campo il prossimo 22 di febbraio. Abbiamo la capolista Vis Fondi che andrà fuori casa contro il Formia 105, l'Atletico Gaeta se la vedrà con 3 mensuali, mentre l'Oldenzaal si scontrerà con il Pallavagnoli 89. Gli altri incontri: Atletico Marano alla San Giovanni Spigno, Atletico Sperlonga S Ventotene e ancora Sporting Terracina contro Olympus Sporting Club Minturno, e infine Virtus Fondi Calcio 5 contro DLF Formia. Allora, per quello che riguarda questo campionato è tutto. Chiaramente dobbiamo vedere e ascoltare le interviste ai due allenatori, appunto, del big match fra Atletico Gaeta e fra Vis Fondi e Gaeta, il tecnico Padula per la Vis Fondi e Antonio Valente per l'Atletico Gaeta. Fabio Padula, al termine del big match qui al Palasport di Fondi contro l'Atletico Gaeta, 1-1 il risultato finale. L'andata è finita con risultato anche di parità, ma quest'oggi mi sembra che è stata una partita sicuramente bella, le due migliori squadre di questo girone, credo. Sì, ci metterei anche l'Oldenzaal, che comunque gioca molto bene, anche giocano molto bene anche loro. E anche loro hanno pareggiato oggi. Sì, quindi queste tre squadre, secondo me, la Serie D vista pure troppo stretta, la Serie D di quest'anno, insomma, no? Si vede che hanno qualcosa in più. Purtroppo ne vince una sola, per il momento ci teniamo strettissimo il pareggio, che ci consente di rimanere a secondi sulle seconde. È un big match, uno scontro diretto in meno, si affronteranno anche loro, quindi mi tengo il pareggio come ottimo risultato. Un inizio con l'espulsione del portiere che ti ha creato qualche problema, forse? Sì, mi ha creato qualche problema, soprattutto perché il secondo portiere ancora non è arrivato e ha avuto un problema con la macchina, quindi siamo rimasti, addirittura abbiamo dovuto mettere Passanante in porta, e sulla punizione susseguente lui non è portiere, quindi abbiamo preso il gol. E quindi abbiamo dovuto un po' rivoluzionare un po' l'assetto iniziale, abbiamo giocato subito col quinto uomo, rischiando anche il secondo gol. Però effettivamente poi, tranne quell'occasione, nel primo tempo non mi ricordo altri tiri in porta particolari e nemmeno il secondo. Però è stata una partita tosta, giocata a centrocampo da tutte e due le squadre, due belle squadre, conclusioni, forse qualcosa in più noi, però il pareggio è meritato da parte di noi. Ho perso anche la voce, si sente, è stata una partita bella tesa, due squadre giocate con i livelli di calcio 5 e anche dal punto di vista atletico, dal punto di vista di visto, entrambi hanno fatto anche giocare, diciamo, in maniera un po' diversa, insomma è stata una partita intensa, bellissima. C'è stato anche poco calo da parte di qualche giocatore che forse non ha tutta la preparazione per bene, tipo Corone, che comunque si è dato da fare come non mai, no? Assolutamente, bisogna fare un plauso per chi ha dato una mano. Soprattutto la fase difensiva mi è piaciuta tantissimo, non lasciava mai solo i Macone o Andrea Belalba che rimanevano mai da soli, e poi riusciva anche a ripartire, grande attaccamento alla maglia. Per la partita, giustamente, c'è stato l'inizio, forse che poteva cambiare le sorti del match, però dopo non si è riuscito a raddoppiare, quindi è venuto fuori anche la Vis Fondi, no? Assolutamente, noi abbiamo una grande palla gol, sempre sul primo tempo dopo 1-0, contro di Damiano Corona insieme, però ci è spiegato, era più contro uno, l'avremmo andare subito a zero. Poi sì, loro sono saliti e complimenti a loro. Bene, chiudiamo questo programma con la pagina della Serie D femminile, Girone A. In questo caso abbiamo qualche squadra appunto presente in questo girone. L'Atletico Gaeta è stata battuta in casa dall'Atletico Roccadarci per 11-1, unica rete per le Gaetane di Sciaula dell'anno. Poi ancora il Formia 105 Calcio che perde di misura in casa contro Ligos Albariglia, doppietta appunto in questo caso di due autoreti e gol di Stoto e Palomba, però l'Aprilia ne ha fatti 5, quindi porta a casa una vittoria. 10-4 per il Prevendolo Pini contro il Giulianello e Ginnastic Studio Fondi che viene battuto per 6-3 fuori casa dall'Atletico Rocca Massima. Anche in questo caso, anche in questo caso un'autorete e due gol per le Fondane, Gianandrea e Sacchetti. San Giovanni Spigno perde invece a Torrice e infine
Atletico Cisterna perde in casa con ad opera del Cervaro del 5-3. I Lidi calcio a 5 non ne parliamo, comunque squadra sicuramente attrezzata per vincere il campionato, ha battuto per 8-2 il Broccostello Santo Padre e quindi si mantiene da sola in vetta alla classifica dopo che la Formia è stata battuta in casa appunto dalla Briglia. Classifica appunto Lidi calcio 2013 42 punti, Torici 40, Formia 105 39. E ancora Atletico Gaeta 12, Atletico Cisterna 10, San Giovanni Spigno 6, chiude la sigla Ginnastica sulle Fondi con 4 punti. Anche in questo caso pausa lunga, se ne parla il prossimo 22-23 febbraio. Queste le partite in programma: San Giovanni Spigno Atletico Gaeta, Cervaro Atletico Rocca d'Arcia, Giulianello Atletico Rocca Massima, Broccostella Torrice, Ginnastica Studio Fondi contro Forno 1905 Calcio, Eagles Aprilia Lidi Calcio 2013, infine Atletico Cisterna contro Priverno Ripini. Quindi è tutto, appuntamento quindi alla prossima puntata che non sarà martedì prossimo ma ancora fra 15 giorni, quindi giustamente seguiamo l'itinere dei campionati che si fermano per 15 giorni. Appuntamento alla prossima sempre da Telegolfo e Monte Futsal sul Tipontino.